Parla con voce potente, voi tutti di Gerusalemme, aprite il cuore perché, questi non sono ubriachi, essendo appena mattina, parla con voce divina, lodavo il Dio di Israele. Sono pieni di Spirito Santo. soltanto il Signore, la strada non ci indicherà. Non serve andare lontano o essere tutti di mente, me. basta in chiedi i nostri cantici attraverso WhatsApp al numero 328 873 7893 e se ci scrivi fuori dall'Italia ricorda di inserire il prefisso più 39. Ed eccoci qui anche oggi, grazie Signore e Dio per la bella occasione che ci dà di essere insieme. In realtà dobbiamo essere tutti pieni di Spirito Santo è proprio importante e questo messaggio serve prima di tutto a me perché non possiamo dire che siamo pieni di Spirito Santo, perché se una persona è piena di Spirito Santo non pensa di essere arrivata dove deve arrivare, perciò Abbiamo bisogno di essere ripieni di Spirito Santo. Infatti il messaggio di oggi dice, dobbiamo essere pieni di Spirito Santo. Ognuno di noi si deve preoccupare per sé, perché in realtà nella Bibbia, quando si parla di salvezza, è un'opera potente dello Spirito Santo. Ed è lo Spirito Santo che ci rigenera e porta la nuova vita e siamo nati di nuovo e diventiamo figli di Dio. Bene. Però la Scrittura dice che c'è gradualmente una crescita finché si arriva alla pienezza, al traboccare. Ciò vuol dire che. In questo bicchiere ce n'è tanto, ma se resta sotto la fontana, trabocca. Se ne resta un pochino sotto, sempre acqua è, ma non è pieno. Bene, la scrittura è ricca di questi insegnamenti. Parla di pienezza, parla di coppa traboccante, parla di essere ripieni, ricolmi. Ebbene, Oggi vogliamo guardare proprio questo. Ciò vuol dire che lo Spirito Santo è in noi come nuovi e nuove creature, nati di nuovo, però abbiamo bisogno di una continua influenza dello Spirito Santo per avere la pienezza dello Spirito Santo. Ebbene, prima che andiamo avanti... Vogliamo pregare il Signore perché lo Spirito Santo ci guidi, che prenda la mia mente, il mio cuore, il mio essere, la mia bocca, la mia voce per trasferire il pensiero di Dio e che prenda la tua mente, il tuo cuore, i tuoi desideri, li convogli per voler essere ripiena dello Spirito Santo. Ripieno dello Spirito Santo, sai che mentre parlo, lo Spirito Santo ti può battezzare. Mentre parlo, perché mentre annunciamo il Vangelo, lo Spirito Santo scende sopra le persone, ci riempie. È proprio così. Così dice la Scrittura e così è successo anche a me. Ebbene, preghiamo il Signore insieme. Prega insieme con me. Lascia tutte le altre cose. Mettiamoci insieme e cerchiamo il Signore perché ci possa dare la luce necessaria che abbiamo bisogno. Crea una connessione diretta con il cielo, invocando il Signore che operi nella tua vita perché anche tu puoi essere ripiena, ripieno dello Spirito Santo. Preghiamo insieme. Lascia tutte le altre cose e mettiamoci insieme di pari sentimento, sorella, fratello, andiamo al Signore. Chiudi gli occhi, apri il cuore ed eccoci, siamo già davanti a Dio, tutti in prima fila. Signore ti ringraziamo per la possibilità che ci dai di essere in tua presenza, perciò invochiamo la tua divina presenza e il tuo Santo Spirito. E ti chiediamo, Spirito Santo di Dio, influenza la nostra mente, il nostro cuore, il nostro essere, la nostra vita, la nostra casa, le cose che facciamo, la Chiesa, tutti coloro che devono essere salvati, che siano toccati profondamente dal divino potere del tuo Santo Spirito. Guida questo insegnamento te lo chiediamo insieme o oh Dio nel nome di Gesù. Amen. 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 Ed eccoci qua insieme anche oggi. Dobbiamo essere sempre ripieni di Spirito Santo. Guardiamo in Atti capitolo 1 verso 4. Dice Trovandosi con essi ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale egli disse, avete udita da me. Trovandosi con essi, dice, è facile che erano insieme, come dice in 1 Corinzi, capitolo 15, verso 6, dove c'erano? Più di 500 fratelli. Poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Quando l'Apostolo Paolo scrive la prima epistola ai Corinzi, dice: Alcuni sono morti, perché realmente. La epistola non fu scritta durante il percorso del ministero di Gesù, fu scritta circa 60 anni dopo, perciò realmente è così. 60 anni voglio dire 60 dopo Cristo, ma 30 anni dopo la risurrezione di Cristo. La testimonianza dei testimoni oculari Conferma la realtà della risurrezione. Ci sono molti altri passi dove parla di apparizioni continue e molti hanno cercato nel tempo di confutare la risurrezione. Ci sono stati degli studiosi scettici oppure atei, hanno cercato di trovare il modo come Opporsi a ciò che dice riguardo alla risurrezione. Qualcuno ha cercato di scendere in profondità nella Bibbia per trovare il contrario, ma realmente lo Spirito Santo li ha convertiti a Cristo. Perché quando scaviamo nella parola del Signore, con interesse, lo Spirito Santo attraverso la parola genera nel nostro cuore la vita dello Spirito e di conseguenza ci attira a sé. Sai, lo Spirito Santo ha un metodo speciale quando parla. Quando parla non parla col microfono, non parla neppure nelle orecchie, ma diventa un tutt'uno con noi, ci attira, ci incanta e ci trasforma, ci permea gradualmente realtà della risurrezione perché dice della risurrezione perché riceverete la promessa del Padre. Gesù parlava già di cose che aveva detto prima, infatti ci sono tante referenze nella parola del Signore, ma leggiamone qualcuna. In Luca 24, 49 dice così. Ed ecco io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso, ma voi rimanete in questa città finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Lo Spirito Santo, quello che avete udito da me. Infatti Gesù aveva spesso parlato di questa virtù, di questo potere di questo riempimento e c'erano anche dei riferimenti nel libro dei profeti, Ezechiele ne parlava, Isaia ne parlava, molti ne parlano, perciò c'è la continuità secondo le scritture. In Giovanni capitolo 7, verso 38 e 39 fa proprio una netta separazione. Dice: Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Nel verso 39, chiarisce che cos'è l'acqua, questo simbolo di acqua. Ecco qua la risposta. Disse questo dello Spirito, che dovevano ricevere quelli che avevano, che credevano in Lui. Lo Spirito infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato, ma ne aveva parlato abbondantemente in tutto il Vangelo. Infatti possiamo leggere ancora in Giovanni capitolo 14 verso 26. Leggiamolo insieme ma il consolatore e chiarisce lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Nel capitolo 15, verso 26, lo ripete anche lì. Quanto sarà venuto il Consolatore che vi manterrò da parte del Padre, lo Spirito della Verità che procede dal Padre, Egli testimonierà di me. Qui dobbiamo metterci un bel punto perché realmente la terza persona della Trinità, lo Spirito Santo, sostituisce Cristo nella nostra vita. Lo Spirito Santo non ha un corpo, Perciò viene a dimorare nel nostro corpo. Il nostro corpo diventa il tempio dello Spirito Santo. In 1 Corinzi, capitolo 3, verso 16, l'Apostolo Paolo ci ricorda che noi personalmente siamo il tempio dello Spirito Santo. Ora in Cristo abbiamo quello che vuol dire Emanuele. Egli sarà chiamato l'Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi per un periodo di tre anni e rotti. Egli è stato con noi come il contenitore della presenza di Dio in Gesù di Nazareth in mezzo a noi. Si riferisce un poco, la parola con noi, si riferisce al tabernacolo, a tabernacolato in mezzo al suo popolo, c'è velato l'insegnamento e la realtà del tabernacolo in mezzo al popolo di Dio nel deserto, dove le dodici tribù erano tutte intorno al tabernacolo. E il tabernacolo emanava una luce della gloria di Dio per la notte che riscaldava e illuminava tutto il popolo. Quando diciamo abitato tra noi, Dio con noi, Gesù Cristo è come la gloria di Dio che è stato in questo pianeta per tre anni e mezzo ed ha tabernacolato tra di noi ma la stessa parola. L'Emmanuele vuol dire Dio in noi. Quando leggiamo, e leggiamolo così confermiamo con la parola quello che dice. In primo Corinzi capitolo 3 verso 16 dice che ora Dio è con noi per mezzo dello Spirito Santo. Leggiamo. Non sapete che siete il tempio di Dio e che lo Spirito, lo Spirito Santo, S maiuscola, abita in voi. Allora in Cristo, con Cristo, la sua persona ha adempiuto letteralmente l'Emanuele che doveva venire secondo le profezie date dal servo di Dio Isaia. Ebbene, ora sappiamo che Gesù, Dio con noi, è stato con noi e ora è con noi nella forma dello Spirito Santo, il sostituto di Cristo. Il vicario, spesso sentiamo dire, i cari amici cattolici, se dico cattolici è perché ti voglio bene e non sto criticando. Per amore della verità dobbiamo dire che il vicario non è il Papa. Questa è una grande menzogna e un'astuzia di Satana. Il vicario di Cristo sul pianeta Terra, per noi esseri umani, Gesù indica chiaramente che è lo Spirito Santo. Io manterrò un altro della mia stessa natura. Mi sostituisce, sarà sempre con voi. Egli prenderà del mio e ve l'annuncerà. E non starà con noi un giorno sì e quattro no. È continuamente con noi, ci accompagna fino a destinazione. Gloria sia resa a Dio per questa inversione di conoscenza. Perché se Gesù fosse stato in carne in questo momento, se fosse a Gerusalemme, non potrebbe essere qui e non potrebbe essere dove sei tu. Perciò Dio fa le cose per bene. Egli in questa opera di salvezza, completata da Cristo come uomo, si è trasformato in Spirito Santo perché Dio è santo. E quando diciamo tre volte santo, sai perché? Perché Dio è Trino, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo la stessa essenza, con tre persone diverse, unico Dio, benedetto in eterno. Può essere misterioso quello che stiamo dicendo. Molti fanno fatica a conciliare queste tre persone in uno o uno in tre. Ma la realtà dei fatti è che man mano che la rivelazione si è sviluppata, Secondo è scritto in Genesi, Dio disse facciamo, creiamo, c'era già una pluralità in questo linguaggio. Quando Gesù è venuto ed è iniziato il suo ministero, quando Gesù si è battezzato per iniziare il suo ministero, tutte e tre le persone della Trinità erano lì presenti. Gesù pregava. Lo Spirito Santo in forma di colomba avvolse e scese su di lui e una voce dal cielo disse, questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto e in altra parte dice, ascoltatelo, ciò vuol dire che lui è il nostro insegnante, è il nostro maestro. Dobbiamo dipendere dalle sue labbra, dobbiamo dipendere dai suoi insegnamenti e dobbiamo seguire Lui nella bella figura ed immagine del buon pastore che ci cura nei minimi dettagli e si prende cura di noi giorno e notte, sempre, 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 potremmo dirlo per tutta l'eternità. A Dio sia la gloria. Molto chiaro. In eh, Giovanni 14, 26 abbiamo letto, vogliamo rileggerlo così, assorbiamo la verità della parola di Dio, ma il consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Mm. Nel capitolo 15 di Giovanni, lo dice ancora, ma ci sono tanti passi, per ragioni di tempo: Quando sarà venuto il consolatore, che vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me. Quel egli si riferisce ad una persona. Non è una forza come alcuni hanno pensato, perché lungo il percorso degli atti degli apostoli e delle epistole troviamo spesso delle referenze che si riferiscono ad una persona. Quando dice lo Spirito Santo disse mettetemi da parte Paolo e Barnaba. Per una missione speciale che devono fare, una forza speciale non parla. Il mio braccio ha una forza speciale, ma non è il braccio che parla. Il mio braccio può muovere un bicchiere di acqua, lo porta pure alla bocca. Ha una forza, ma non parla. Sono io persona che parlo. Quando dice lo Spirito Santo, disse: mettetemi da parte. Paolo e Barnaba per un servizio speciale, eccoci qua: ci siamo è una persona. Che traduzione vogliamo dargli? Diversamente non si può, dare un'altra versione vuol dire contorcere la parola del Signore ed entriamo. Nelle pene che sono scritte in tutta la Bibbia. Tu dici perché? Perché alla fine dell'Apocalisse, che conclude tutta la Bibbia, dice che chi aggiunge gli saranno aggiunte le pene che sono scritte nella Bibbia, e chi toglie gli sarà tolta la parte che potrebbe avere dell'albero della vita, cioè della vita eterna e non avere la vita eterna dove si va? Si va all'inferno, nel posto che Dio ha creato per il diavolo e i suoi angeli, angeli caduti naturalmente, che volevano superare Dio e Dio ha spazzato via tutta questa roba e sono sulla terra e cercano di infastidire noi per non farci avere comunione con Dio. E noi dobbiamo stare attenti ogni giorno, perché se le inventa tutte e non ha pietà di nessuno. Egli è andato a tentare il Figlio di Dio e non lascerà neppure te, vigila. Non è qualcuno... Che ogni tanto prende compassione di te e di me. L'Apostolo Pietro, che spiritualmente comprendeva bene le cose spirituali, ci dichiara: egli è come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Fratello, stai attento. Sorella, stai attenta anche un graffio non è come il graffio di un gatto ti fa male vigila magari tu in questo momento hai paura e dici ma come devo fare la parola è ricca di insegnamento l'apostolo Giacomo dice e anche Pietro accostatevi a Dio resistete sai quando siamo protetti da Dio Abbiamo la forza di resistere ed Egli fuggirà da voi. Lui non fugge perché vede noi, lui fugge perché vede Dio. E come quando? Due bambini all'asilo, l'uno vicino all'altro, litigano. Ebbene, non hanno paura tra loro e loro, hanno paura quando c'è il papà. Dio è il nostro Padre, perciò se noi stiamo vicino a Lui, il diavolo non ci può toccare. Ma c'è ancora di più. San Giovanni dice, visto che noi siamo il tempio dello Spirito Santo ed il nostro cuore è il tempio dello Spirito Santo, Giovanni nelle sue epistole dice, Colui che è in voi è più forte di colui che è nel mondo. E voi avete vinto il mondo, cioè la nostra fede in Cristo, la nostra vittoria in Cristo. Ha vinto il mondo, che vuol dire che siamo diventati come quelli che fanno le riunioni a Davos, che vogliono governare il mondo? No. Il sistema diabolico non ha più potere su di noi perché noi siamo custoditi dalla potenza di Cristo, come dove c'è la luce. Le tenebre non hanno la possibilità di risplendere nella loro nel loro tenebrore, ma la luce supera le tenebre. Perciò la luce di Cristo nella nostra vita, che cos'è la luce di Cristo? È la presenza dello Spirito Santo che porta luce nel nostro cuore, cioè ci fa vedere la via da seguire e ci fa distinguere. Vedi, io posso distinguere. Qualcosa se c'è la luce. Se non c'è la luce vedo niente, vedo tutto buio. Continuiamo dove stavamo leggendo. In Giovanni 15, 26 dice, quando sarà venuto il consolatore che io vi manderò da parte del Padre, lo spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me. Gesù inizialmente parlava dello Spirito Santo, ma per spiegare la necessità della sua presenza nella vita di ogni credente usava anche i simboli dello Spirito Santo. Per esempio usava l'olio. L'olio è un simbolo dello Spirito Santo. Per far comprendere nel suo ministero terreno in Matteo capitolo 25 verso 4 dice così. Mentre le avvedute insieme con le loro lampade avevano preso dell'olio nei vasi. Ecco quello che ho detto io. Quando si parla di vasi, torniamo all'esempio. L'olio nei vasi è la presenza dello Spirito Santo, è il simbolo l'olio, però è la presenza dello Spirito Santo. In questa parabola, bellissima, si riferisce al fatto che le vergini aspettavano lo sposo per accompagnarlo nella festa. E qual è la differenza tra le vergini avvedute e le disavvedute? Quelle avvedute avevano preso l'olio, tutte sonnecchiavano, però loro, un poco come la Chiesa adesso, tutti che sonnecchiamo, non ti pare? Certo che stiamo sonnecchiando. Signore, aiutaci. Abbiamo bisogno di un risveglio personale, non pensare che il risveglio viene così. Ognuno di noi deve desiderare un risveglio proprio perché poi noi facciamo da portatori della parola, unta dallo Spirito Santo per, perché produca la salvezza nel cuore delle persone. Ed è lo Spirito Santo che lo compie. Perché feconda la parola. E genera la fede e siamo salvati. Ora torniamo qui: dice che queste avvedute non solo avevano l'olio mentre stavano sonnecchiando, però avevano una certa diligenza, una certa avvedutezza che controllavano il livello dell'olio se per caso lo sposo avesse ritardato. Leggiamo il verso 5, che ci aiuta a comprendere il concetto. Così sappiamo noi, non per studiare come si usava al tempo di Gesù, siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. Eccoci qua, l'ho detto prima, che quelle avvedute, quelle disavvedute, in questo periodo, diciamocelo tra noi, Stiamo tutti dormendo. Allora andiamo tutti all'inferno? No. È vero che non siamo svegli tutti spiritualmente, ma abbiamo dei sensori dentro di noi. Ci sono alcuni che si sono addormentati e pensano che tutto va bene, tanto il Signore forse non torna più. Mentre ce ne sono degli altri, che mentre sonnecchiamo tutti, cerchiamo di guardare con un filo di occhio al livello dell'olio nella nostra lampada, nel nostro recipiente, e qui ci dimostra che lo Spirito Santo ne possiamo avere di più, di più, di più, fino a traboccare, giusto? La saggezza delle avedute sta nel fatto che avevano con loro un certo quantitativo di riserva, cioè cercavano di alimentare man mano che facevano. Facevano un occhio, dormiva e un altro stava sveglio. Beh, se facciamo così andiamo ancora bene. Perché guardiamo il livello, piano piano, e siamo ok. Mentre le disavvedute si missero proprio a rossare. Oh. Signore aiutaci, perché Gesù sta per ritornare veramente. E noi dobbiamo essere pronti. Il messaggio di oggi dice, dobbiamo essere sempre pieni di Spirito Santo. Perciò il livello dell'olio deve sempre stare sufficiente per avere la luce per continuare il cammino insieme col Signore. Mantenevano il livello che, se lo sposo ritardava, non restavano al buio, avevano la luce per poterlo seguire fino alla festa che c'era. Ora, Cominciamo a comprendere che ci deve essere un certo livello nella nostra vita di Spirito Santo. Io ho detto dobbiamo essere sempre pieni di Spirito Santo. Questo messaggio ho detto anche che serve a me perché è facile che ne parlo, però mi manca e io desidero. Il Signore dice: beati i poveri in spirito. Chi sono i poveri in spirito? Ti sei mai chiesto se sono poveri come andranno in cielo? I poveri in spirito sono quelli che gli sembra sempre di averne poco, cioè pensano che non sia mai abbastanza. Nel loro cuore pensano ma è poco quello che ho. Magari qualche d'un altro dice, beato lui, beata lei, ma lui personalmente si sente così. Io lo dico, sai perché? Perché succede a me. Ogni giorno, pensare da quanti anni conosco il Signore, da quante opere il Signore ha fatto nella mia vita. Io dico sempre, ogni volta che leggo, che prego o che sto così, mamma quando sono giudicorda io ho bisogno di più dico signore da... io sono continuamente dentro di me come un pezzente un povero davanti al signore dico signore ma per il compito che tu mi hai affidato io dovrei sapere di più dovrei averne di più io ho bisogno perché tu mi hai affidato un compito speciale hai riversato i tuoi sogni nella mia vita ma per portarli a destinazione io da solo dove voglio andare non è possibile perciò i poveri di spirito sono un poco come mosè come era mosè prima di tutto la scrittura dice che lui era l'uomo più umile del mondo della terra perché parlava faccia a faccia con Dio, non è poco, ma lui aveva un altro desiderio profondo nella sua vita. Lui non si sentiva capace di poter fare nulla. Tu dici, come lo sai? E ti dico perché. Perché quando pregava diceva così, Signore, se tu non vieni con noi, non ci fare partire. Qui, in questa preghiera, c'è il senso profondo della sua incapacità, come dire, oh se tu non vieni con noi, queste 3 milioni di persone, chi li dà a mangiare? Chi li corregge? Chi li dà da bere? Nelle loro malattie chi li guarisce? Perciò lui nella sua preghiera c'è la dimostrazione di quando si sente incapace. Magari per gli altri Mosè era un grande uomo e lo era perché era un grande conduttore anche quando era in Egitto. Mosè se tu non sai. Era un grande condottiero che guidava gli eserciti di Faraone. Infatti Faraone aveva paura proprio che il popolo fosse cresciuto e avrebbero fatto una rivolta perché Mosè in materia di guerra e di conduttore era superiore a Faraone. Però Dio se ne voleva servire lui. Lo portò 40 anni nel deserto, lo fece depurare da tutto quell'orgoglio che aveva perché lui voleva liberare il popolo e aveva cominciato ad uccidere un israelita. Però dovette fuggire. C'è un grande insegnamento. Voleva liberare il popolo con le sue forze. Dio lo portò 40 anni nel deserto per fargli depurare tutto quell'orgoglio che aveva, perché lui pensava che cominciando con uno poteva continuare a liberare il popolo, perché la mamma gli aveva detto che loro erano un altro popolo quando gli dava il latte. Figlio mio, noi siamo qui, però noi dobbiamo andare nella terra promessa. I nostri padri ci hanno parlato di questo. Dio ha fatto delle grandi promesse al nostro padre Abramo. E lui sentiva di voler fare, ma voleva fare lui. E Dio che ci conosce lo portò nel deserto e lì restò con le pecore. Tanto che quando Dio lo chiamò, lui disse: Ma dove voglio andare perché io non riesco neppure a parlare. Qualche studioso pensa che era balbuziente, invece, qualche altro studioso pensa che essendo restato 40 anni nel deserto, buona parte della lingua del re faraone era cambiata come cambia la nostra lingua italiana abbiamo la versione della bibbia diodati poi abbiamo la luzzi ora abbiamo la riveduta certo che leggere la diodati non è come leggere la nuova riveduta così era successo in Egitto alcuni studiosi pensano che lui stava dicendo oddio la lingua in 40 anni è cambiata. Io con il mio arcaico andare da faraone non me la sento. Non sappiamo se era balbuziente o se era la lingua cambiata, non ha importanza. Quello che è importante però la sua umiltà ci deve aiutare ad essere umili e credo che anche noi dobbiamo fare questa preghiera l'ho fatta molte volte pure io. Sì, molte volte ho detto, Signore, se tu non vieni con me, non mi fa partire per certe avventure della mia quotidianità, perché se no combino un mare di guai. Aiutami, Signore. Sì, sì, abbiamo bisogno di dipendere dal Signore. E la sua grandezza era proprio questa di voler dipendere da Dio. Infatti in questa preghiera c'è tutta l'essenza di un uomo che si sente incapace di portare avanti ciò che Dio lo ha chiamato a fare. Perciò Dio esprime il suo potere quando noi siamo così. E infatti San Paolo è una fotocopia. Sono passati, erano passati 1500 anni da quando si esprimeva così Mosè e San Paolo dice, io quando sono debole allora sono forte. E come può essere? Questo è un paradosso, ma per Dio e con Dio è così. Perché quando noi ci sentiamo deboli, allora lì viene azionato il potere di Dio e scopriamo che Dio opera in un modo speciale. Quando pensiamo di essere noi gli euforici del momento, allora non succede niente. Noi pensiamo che quando siamo forti, gridiamo, abbiamo una voce forte, cambiamo il mondo. E non è così. Mi è successo molte volte che non avevo la forza neppure di predicare o di parlare. Signore dicevo, Signore, ma adesso io mi sento proprio giù di corda, come devo fare? C'era una voce nel cuore che mi diceva, me l'ha detto più volte, tu devi soltanto predicare il Vangelo, chi deve compiere l'opera all'altra parte? Non sei tu. Sono io. Mi succede spesso quando sento che non posso chiudere il culto per pregare per degli ammalati. Io mi sento perché sono pure io di carne e non è che non ho i miei acciacchi. Però lo Spirito Santo mi incoraggia, dice non ti preoccupare. Tu lo devi dire quello che ti dico, ma l'opera non la devi fare tu, la devo fare io o gridi di più, o lo dici piano piano sottovoce, sono io che compio le opere e questo è bello e così dobbiamo camminare con il Signore, perché è Lui che compie le opere e la gloria deve essere data solo a Lui. Infatti questo dice San Paolo, chi si gloria, si glori nel Signore. Che vuol dire tradotto in azione? Vuol dire che se qualcosa sta funzionando, non sono io bravo. Non sei tu brava, ma perché il Signore la fa funzionare. È vero che se muovo questa mano, la muovo io, ma se Dio non mi avesse dato la possibilità di poter fare così, non lo potevo fare. C'è sempre al di sopra una causa maggiore. Che è Dio. Bene, manteniamo il livello che se lo sposo ritarda non restiamo al buio. Questo pensavano le Vergini avvedute, questo dobbiamo pensare noi. In Primo Tessalonicesi 5:5 ci fa comprendere i vari livelli che noi dobbiamo avere 5 5 ci deve essere qualcosa che non funziona dice siate ripieni siate ricolmi dello spirito ho sbagliato a scrivere però Guardiamo se c'è la possibilità di vedere, ricolmi la parola. Va bene, andiamo avanti. Noi credenti siamo figli di luce. Infatti voi siete tutti figli di luce. Allora va bene così. Voi siete tutti figli di luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Noi siamo tutti figli di luce che siate ricolmi di spirito. Bellissimo questo, grazie. E siamo tutti figli di luce, ma la luce da dove viene? Gesù dice in Giovanni 8,12 che io sono la luce del mondo. Leggiamolo insieme. Meravigliosa questa cosa. Noi siamo tutti figli di luce quando siamo nati di nuovo. Però la luce da dove viene? Dal grande distributore. Leggiamo 8, 12. Dice così: Gesù parlò loro di nuovo dicendo: Io sono la luce del mondo. Chi mi segue? Chi mi segue? non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Noi che seguiamo ci alimentiamo come una macchina elettrica e camminiamo. Se noi seguiamo il Signore, l'alimentazione che prendiamo, non so adesso se sai come funzionano le macchine elettriche, si mette dentro la spina. E quella energia ci permette di camminare e di avere la luce che noi abbiamo bisogno per camminare. Seguiamo che, se seguiamo quello che ci dice, a noi serve solo quella energia. Vi voglio spiegare. Chi ha, chi ha una macchina elettrica? ha bisogno soltanto dell'energia elettrica per mettere dentro e da lì ne produce l'energia per camminare e l'energia per la luce per vedere se noi ci alimentiamo da Cristo abbiamo la luce per camminare seguendo lui seguendo la luce che viene da lui ora tutti gli altri distributori non ci servono, gasolio, gas, benzina, altri tipi. Così è nel nostro cammino spirituale. Tutte le, tutti, gli altri, tutti gli altri rifornimenti, sorella, non ti servono. L'idolatria, le immagini, eh, dottrine false, roba che... Eh, tutta questa modernità, i guru, dobbiamo andare in India, dobbiamo, non dobbiamo andare da nessuna parte, dobbiamo camminare con il Signore. In questi insegnamenti troviamo sempre un aumento continuo dello Spirito Santo nella nostra vita, nel nostro rieci, recipiente, fino a che troviamo una espressione che dice che l'olio che raffigura lo Spirito Santo fa traboccare la nostra coppa. Nel Salmo 23, verso 5, dice così, che noi con l'olio dello Spirito Santo nella nostra vita può traboccare la nostra coppa. Cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Che nel linguaggio di Gesù, viene tradotto in potenza sempre lo stesso concetto in atti 1 18 1, 8 dice voi riceverete potenza in parole diverse voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e vi sarete testimoni in Gerusalemme in tutta la Giudea e Samaria fino all'estremità della terra se Prendiamo l'esempio di come dice Gesù, l'esempio di una macchina, che stavamo parlando della macchina, la potenza che produce si traduce in cavalli. Quando Gesù dice che riceverete potenza, nella macchina con l'energia si produce in cavalli, nella nostra vita si produce in potenza spirituale tanto che ne abbiamo sempre di più. In Efesini 3,19, ecco qua, ora ci siamo dove eravamo prima, dice, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Che vuol dire essere ricolmi di tutta la pienezza di Dio? Che man mano che cresciamo, rassomigliamo a Cristo, rassomigliamo a figli di Dio, prendiamo esempi di, da Dio e c'è un altro verso che dice siate perfetti come il Padre vostro è perfetto, ma questa pienezza si riferisce anche di essere pieni dello Spirito Santo, siate ricolmi, essere come Gesù, Gesù fin dalla sua nascita perché è figlio dello Spirito Santo, ma anche noi siamo rinati dallo Spirito e siamo figli di Dio, non nella stessa misura, ma la rigenerazione è venuta dallo Spirito Santo e siamo nati di nuovo. Gesù fu generato, noi siamo rigenerati, è diverso però ci siamo con il concetto, infatti in Luca capitolo 4 verso 1 dice così. Gesù, pieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto per 40 giorni dove era tentato dal diavolo. Pietro, per esempio, in Atti capitolo 4 verso 8, lo troviamo anche lui, pieno di Spirito Santo. Vedi, allora Pietro, pieno di Spirito Santo, disse, capi del popolo e anziani, se andiamo un poco più avanti negli Atti degli Apostoli, troviamo Stefano nel capitolo 6, verso 8, che dice che era pure lui, pieno di Spirito Santo. Allora, ora Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Di che cosa stiamo parlando? Che noi cominciamo con la nuova nascita e man mano, man mano, man mano, man mano dobbiamo essere... Pieni. Perciò dobbiamo mantenere una costante ricerca dello Spirito Santo. Nella... Gli dobbiamo fare spazio. Dobbiamo dare spazio allo Spirito Santo. Ora, con un esempio di Internet, è importante. Quando noi volevamo mettere la televisione via cavo non avremmo mai potuto farla. Perché per coprire l'Italia ci vogliono 500-600 ponti, perché siamo pieni di montagne. A pensare a sostenere 500-600 ponti con l'elettricità e compagnia, e poi quanti tecnici ci volevano e che capitali ci volevano, non lo potevamo fare. Però quando è arrivato Internet ci siamo preoccupati di cercare Internet. Passava sull'autostrada. La prima cosa abbiamo fatto l'incameramento della fibra. Pagavamo allora 12.000 euro al mese per avere la fibra per poter trasmettere con internet. E beh, abbiamo detto va bene, facciamolo. Ora, man mano, man mano, man mano, man mano questa meccanizzazione ci ha, ci ha aiutato. Se siamo in una posizione, ora dobbiamo capire, la prima cosa, se c'è internet per poter fare certe cose e se siamo in una posizione che prende, se c'è la quantità che abbiamo bisogno per scaricare programmi, se non ci sono interferenze. Per far funzionare la televisione, per far funzionare questo, abbiamo bisogno che ci sia internet e dobbiamo vigilare che ci sia, che funzioni e così via. Questo, in, questo insieme di insegnamento lo voglio girare sul piano spirituale. Ora per essere ripieni dello Spirito Santo abbiamo bisogno di sapere se c'è lo Spirito Santo e sappiamo che c'è. Se il satellite divino funziona e funziona. Se arriva dove noi siamo, lo Spirito Santo è dove noi siamo. Bene. Allora quando dipende da Dio c'è tutto. Per quanto dipende dallo Stato che ha messo Internet, ha cercato di pianificare in tutte le parti della nostra nazione. Però per funzionare io con questo ho bisogno di metterlo sotto carica. Perché se c'è Internet e il mio iPhone, il tuo telefono è scarico, non compaiono le immagini, non compare la voce, non compaiono i messaggi. Ciò vuol dire che io ho una responsabilità continua per avere sempre internet e che il mio iPhone sia carico. E mi preoccupo, noi spiritualmente. Per quanto dipende da Dio c'è tutto, però questo è un esempio che ci serve, che noi per essere ripieni dello Spirito Santo dobbiamo essere collegati. Signore aiutaci. Gesù come alimentatore è sempre a disposizione. Fin da quando è venuto sulla terra, in Luca capitolo 1, verso 15, dice così: che lui sarà ripieno di Spirito Santo quando era qui e adesso è, lui è nel cielo. Leggiamo insieme. Luca 1, 15: perché sarà grande davanti al Signore. Ah, ma questo è chiedo scusa. Questo era Giovanni Battista, però Gesù è nato dallo Spirito Santo. Ho sbagliato verso. Gesù è pieno di Spirito Santo. In Matteo 28, 18, dopo la sua risurrezione, dice che ogni potere gli è stato dato in cielo e sulla terra. Lui è il grande Potente, re del cielo e della terra, Dio Altissimo, lì, Dio Onnipotente. Ora, per quanto riguarda la parte sua, funziona tutto. In Luca 24, 49 dice che lui ci dà quello che ha promesso dal Padre, lo Spirito Santo. Infatti lo dice. Ed ecco, io mando su voi quello che il Padre mio ha promesso. Ma voi dovete stare dove vi dico io e come vi dico io. In Giovanni 14, 26 dice, ma il consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. In Giovanni 15,26 Ma quando sarà venuto il Consolatore che io manderò da parte del Padre lo Spirito della Verità che, che procede dal Padre e gli testimonierà di me Gloria sia resa a Dio Ma se noi siamo scarichi l'esempio te lo voglio rifare se questo è scarico io lo devo ricaricare quando dico la mattina, fai una connessione diretta con il cielo, voglio dire che tu devi cercare Dio direttamente dentro di te, devi cercare la presenza dello Spirito Santo dentro di te. Devi tu preoccuparti di avere sempre un livello sufficiente perché si manifesti la sua presenza nella tua vita, le sue energie, la sua potenza, la sua divina presenza. Perciò noi abbiamo una grande responsabilità. Come le vergini avvedute si preoccupavano di guardare il livello, noi se vogliamo camminare per lo Spirito, ed essere così ripieni di Spirito Santo, dobbiamo mantenere costantemente il livello. E questo, sorella mia, non lo può fare nessuno se non tu, come nessuno lo può fare per me se non io. Gesù ci fa un invito potente. In Matteo 11, 28 dice, venite a me per qualsiasi cosa. Ciò vuol dire che noi per camminare secondo la guida dello Spirito Santo dobbiamo andare al Signore. Venite a me, voi tutti, che siete affaticati, oppressi o scarichi possiamo metterci. Egli ci dà riposo, ci rafforza e ci riempie della sua potenza. Hai capito bene anche oggi? attraverso piccoli esempi ci aiutano a comprendere che noi abbiamo una responsabilità di dipendere dal Signore. Questo deve dipendere da questo. Se questo non lo metto qui, questo non funziona, così siamo noi, se non abbiamo comunione con il Signore. Per mezzo dello Spirito Santo che è il il, il, la, la, la sua presenza che si manifesta nella nostra vita, noi restiamo sempre scarichi, addormentati e ritornando alla parabola di Gesù, anziché essere delle vergini avvedute, diventiamo disavveduti perché non entriamo alla festa. Ma non solo, non entriamo alla festa. Stiamo già male adesso perché siamo senza luce. Perciò mettiamoci a cercare il Signore con tutto il nostro cuore. E anche oggi il Signore ci ha fatto comprendere con semplicità, noi siamo responsabili per la nostra vita spirituale come per quella naturale. E allora ci dobbiamo mettere a cercare il Signore. Il Signore ci ha dato un invito che non lo possiamo interpretare diversamente. Tu puoi appartenere a qualsiasi denominazione tu pensi, però non mi dire che nella tua interpretazione o nella interpretazione della tua denominazione, quando Gesù dice venite a me, vuol dire un'altra cosa se non che dobbiamo andare a lui. E allora dobbiamo andare a lui. Cominciamo da subito. Preghiamo insieme. Chiudi gli occhi apri il cuore e chiediamogli di restare insieme con noi sempre, sempre, sempre. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per la tua parola. Grazie che ancora oggi tu ci hai responsabilizzato perché c'è una parte che dobbiamo fare noi, una parte che deve fare la sorella, il fratello. Continua a parlare al nostro cuore e fa... Che da questo momento continuiamo a dire: Signore, se tu non vieni con me, io mi sento perduto. Perciò da questo momento voglio che tu devi restare sempre nel mio cuore, nella mia vita, e io voglio camminare insieme con te fino alla fine dell'età presente, cioè fino alla fine della mia età. Finché tu mi chiami per venire con te. Ebbene, anche oggi il Signore ci ha parlato. Condividi questo messaggio con i tuoi amici sui social e fai da braccio lungo per portare il messaggio del Vangelo ad ogni creatura. E il Signore ti benedirà. Prendi nota dove abbiamo letto. Se c'è qualche verso che ti ha parlato, Vai a leggerlo subito, così ricevi altra luce spirituale. Dobbiamo essere sempre pieni di Spirito Santo. Atti 1,4, 1, 1 Corinzi 15,6, Luca 24, 49, Giovanni 7, 38 e 39, Giovanni 14, 26, 15, 26, Matteo 25, 4, 1 Tessalonicesi 5, 5. Giovanni 8, 12, Salmo 23, 5, Atti 1, 8, Efesini 3, 19, Efesini 5, 18, Luca 4.1, Atti 4,8, Atti 6, 8, Luca 1, 15, Matteo 28, 18, Matteo 11, 28 ed eccoci qua, anche oggi il Signore ci ha parlato. Dio piacendo, ci vediamo stasera. Alle ore 19.30 resteremo una mezz'oretta insieme per altre porzioni della parola di Dio. Dio ti benedica, pace e buona giornata.